tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi un caso che mi ha colpita, soprattutto per il movente del crimine. Ma andiamo con ordine, oggi sono qui per parlarvi del caso della famiglia Reed. Tutto inizia con una semplice famiglia composta da tre membri: Eric Reed, Laura, sua moglie, e Heather, loro figlia. Heather passa gran parte del tempo da sola quando è piccolina. I suoi genitori devono lavorare e lei soffre molto la solitudine. È peraltro dispiaciuta di essere figlia unica, perché si annoia moltissimo. Nonostante questo, sua madre Laura, quando può, le è molto vicina. Passano molto tempo insieme quando non è a lavoro. Laura porta Heather a pesca, fanno insieme attività in palestra, passeggiano spesso, cucinano insieme. Eric, il padre di Heather, invece, è un uomo irascibile. È lui che dà gli ordini in casa, in quanto dopo 20 anni passati nell'esercito, esige che tutto venga fatto a modo suo. Di conseguenza, quando Eric chiede di fare qualcosa, qualsiasi cosa, è il caso di non contraddirlo. Mai. Quando Heather ha 8 anni, la famiglia Reed si sposta in Arkansas, a Hot Springs, capoluogo della contea di Garland. In quanto i genitori di Laura, ossia i nonni materni di Heather, abitano a Hot Springs Village. Così la famiglia si sarebbe in un certo senso riunita. Inoltre Eric e Laura vogliono costruire la casa dei loro sogni in una zona in cui avrebbero potuto avere della privacy. E in effetti trovano un posto isolato tra le colline per costruire la casa che hanno sempre desiderato. Per oltre 10 anni Heather e i suoi genitori vivono da soli a Hot Springs. Ma un anno e mezzo dopo la maturità di Heather, tutto cambia. Nel 2015 Heather sarebbe andata al college, ha 19 anni ed è a questo punto che nella vita della famiglia Reed si aggiunge un altro membro, perché Heather in effetti una sorella ce l'ha. Suo padre ha avuto una figlia da un matrimonio precedente, ossia Mary Ann Reed. Quest'ultima ha 12 anni in più di Heather, lavora come infermiera per l'assistenza domiciliare a New York e ha 2 figli. Heather e Mary Ann in realtà sono anni che si sentono e si scrivono su Facebook, però, come dire, si sentono in modo superficiale. Lo fanno per tantissimo tempo, ma nessuna delle due sa effettivamente cosa stia accadendo nella vita dell'altra. Quindi, come già vi ho detto, questa è una conoscenza molto superficiale. Mary Ann è una donna spiritosa, estroversa, non è affatto timida, è comprensiva ed è davvero estremamente facile parlare con lei. Heather, che ha passato praticamente tutta l'infanzia e l'adolescenza da sola, è felice di avere, in un certo senso, trovato una sorella. Appena Mary Ann si trasferisce a Hot Springs, Heather è un po' in difficoltà e ci mette un paio di settimane per abituarsi alla sua presenza fissa in casa. Ma passate quelle 2 settimane, Heather e Mary Ann iniziano a costruire davvero un bellissimo rapporto. Mary Ann ha 31 anni ed è cresciuta con sua mamma a New York, ma ora che è madre di 2 figli ha preso la decisione di trasferirsi a Hot Springs. In realtà lo fa per il bene di suo figlio Sam, che ha 13 anni. Sam ha dei problemi con la scuola, non vuole andarci e infatti quando ci va commette solo guai. La donna quindi prende la decisione di ritirarlo da scuola a New York per portarlo con sé dai nonni. Crede che lì, in quella grande casa, con l'aiuto di suo padre Eric, Sam sarebbe stato meglio. Forse gli manca una figura di riferimento paterna. Nonostante questa decisione di Mary Ann, Eric, suo padre, è fortemente contrariato. Non vuole che Mary Ann non mandi suo figlio a scuola. Sam deve tornare a scuola ed Eric cerca di convincerlo in continuazione. Gli parla più e più volte. Eric insiste perché sa che Sam ha un ottimo potenziale. Potrebbe essere uno studente brillante, ma è solo svogliato. Infatti, nella speranza di insegnare all'adolescente un po' di disciplina, Eric un giorno ordina a Sam di lavorare nell'orto. Il giardino della casa è stato progettato per ospitare un orto terrazzato e nel corso degli anni la famiglia pianta sempre qualche verdura in più. Quindi, quell'orto ogni anno diventa sempre più grande. L'orto permette alla famiglia di risparmiare parecchi soldi sul cibo, quindi riescono a fare qualche gita in più e anche qualche piccola vacanza. Avere quell'orto peraltro dà la possibilità alla famiglia di passare più tempo insieme. Infatti fanno tutto in casa, preparano i pelati, la salsa di pomodoro, le barbabietole, i fagioli in scatola, sono anche soliti fare
le pere speziate. Sam però è parecchio testardo e come tutti gli adolescenti non ama che gli venga detto cosa deve fare. Ovviamente per lui lavorare nell'orto è un'enorme seccatura. Sam ed Eric litigano molto spesso, è un costante braccio di ferro. Si scontrano continuamente perché ognuno vuole imporsi sull'altro. Heather e Sam sono profondamente diversi e all'inizio per la ragazza è dura. Non lo conosce, non sa se sarebbero andati d'accordo. Inoltre, essendo impegnata con il lavoro e con gli studi, Heather non passa tanto tempo a casa. La ragazza lavora in una caffetteria ed esce con un ragazzo che ha conosciuto a lavoro. Sembra una persona galante e gentile. Heather quindi inizia a passare la notte da lui, piuttosto che tornare a casa, in quanto spesso la ragazza sì deve chiudere il negozio, ma deve anche riaprirlo la mattina successiva. Ha poco tempo per dormire e quel ragazzo in effetti non abita lontano dal suo posto di lavoro. Ma non è finita qui, insomma, Heather è attratta da lui, vuole conoscerlo meglio. Col tempo quel ragazzo diventa una presenza importante nella sua vita. Heather però non sa se quel ragazzo sarebbe andato d'accordo con i suoi genitori. È la prima volta che ha un ragazzo serio, quindi non sa neanche come presentarglielo, come portarlo a casa. Però, dopo poco meno di un anno di frequentazione, nella vita di Heather c'è uno sviluppo inaspettato. La ragazza sospetta di essere in dolce attesa. Ne parla con Marianne e quest'ultima le dice che se non le sta arrivando il ciclo da tanto tempo, è possibile che stia aspettando un bambino. Quindi deve affrettarsi e andare da un medico. Heather si sente tranquilla a parlare con sua sorella, perché sa che non sarebbe andata a raccontare tutto ai suoi genitori. Le ragazze stanno iniziando a fidarsi l'una dell'altra ed Heather sa che Marianne avrebbe rispettato i suoi tempi. Marianne però sta anche tentando di capire quali saranno i suoi prossimi passi, in quanto Sam, di 13 anni, non è suo unico figlio. Ora che il ragazzo è con i suoi nonni, Marianne fa ritorno a New York dalla figlia 11enne Alexa. Dice alla famiglia che sarebbe tornata con Alexa quando quest'ultima avrebbe finito di frequentare la scuola, ma non comunica una data precisa. Un mese dopo Heather rincasa dopo una visita medica che conferma i suoi sospetti, non solo incinta, ma è anche alla 15ª settimana. Questo vuol dire che si è già lasciata alle spalle più della metà della gravidanza e non sa assolutamente come dirlo ai suoi genitori. 2 settimane dopo chiama Marianne per confrontarsi con lei. Heather sa che entro poco tempo la pancia si sarebbe iniziata a notare, quindi chiede a sua sorella un consiglio. Come avrebbe potuto dire ai suoi genitori della gravidanza? Marianne le consiglia di non dare la notizia a entrambi contemporaneamente e le suggerisce di iniziare da Laura, sua madre. Heather quindi prende coraggio e dà la notizia a sua madre mentre è di ritorno dall'orto. Heather non dice niente, le fa solo vedere l'ecografia. E Laura è confusa, non è assolutamente preparata ad una notizia del genere. Ha sempre insegnato sua figlia che avrebbe dovuto sposarsi, prendere la laurea, trovare un lavoro e poi fare figli. Ma Heather è a metà degli studi, ha un lavoretto part-time ed è incinta. Non corrisponde affatto e neanche lontanamente alle aspettative di Laura. La donna inizialmente rimane in silenzio, però non sembra arrabbiata. Stringe in mano l'ecografia ed è visibilmente emozionata da questa lieta notizia. Insomma, è felice di avere un nipotino. Heather a questo punto prende coraggio e chiede a sua madre Laura di pensarci lei a dire tutto a suo padre Eric. Non sa come l'uomo potrebbe prendere la notizia ed è convinta che si sarebbe arrabbiato tantissimo se gliel'avesse detto lei al posto di sua madre. Quando apprende la notizia però Eric sembra molto calmo, il che vuol dire o che lo è davvero o che è così tanto arrabbiato che in quel momento non riesce neanche a trovare le parole da dire a Heather. Mentre la famiglia ride e inizia ad elaborare questa notizia, dopo poche settimane nella vita di Heather sopraggiunge un ennesimo e brusco cambiamento. Heather e il suo fidanzato litigano pesantemente e la ragazza non se la sente più di rimanere con lui. Quando si lasciano, Heather è alla 20ª settimana. Ovviamente gli dice che non vuole certo estrometterlo dalla vita di loro figlia. Per un bambino o per una bambina è importante crescere con una figura paterna. Peccato che quel ragazzo non si faccia più né vedere né sentire. Messa di fronte ad un futuro da madre single, Heather fa più che mai affidamento sui suoi genitori. E ben presto la vita in casa Reed si assesta su una routine familiare, fino almeno ad una sera di luglio del 2015. Tutta la famiglia è in salotto, dove è presente una grande finestra che dà sul vialetto. Così tutti notano una macchina che sta entrando nel vialetto con i fari accesi. Eric decide di uscire per controllare chi sia, sono in mezzo a nulla. Non hanno idea di chi possa essere,
Forse qualcuno si è perso. Poi, da quella macchina scendono Marianne e Alexa. Eric è felice che siano tornate e che a questo punto stiano a vivere con loro. Ha costruito tutto il piano inferiore della casa proprio per Heather, Marianne e i suoi figli. Eric vuole conoscere più a livello personale quella figlia di cui parla spesso, ma che conosce poco, la vede anche raramente. È felice all'idea di avere tutta la sua famiglia, compresi i suoi nipoti, sotto lo stesso tetto. Alexa ha 11 anni e lei e la sua mamma dormono nella stessa stanza, mentre Sam ha una stanza a fianco alla loro e in mezzo c'è un bagno. Heather è entusiasta di vivere con sua sorella, ma allo stesso tempo questo è un cambiamento importante. E infatti la ragazza sente che lo spazio non è più sufficiente, perché ad esempio non ha mai dovuto litigare per andare in bagno. E invece, in questo caso, con tutte queste persone in casa, diciamo che Heather si deve un po' più adattare. Heather e Marianne sono diverse, provengono da posti differenti e hanno caratteri differenti. Ed è proprio per via di questi caratteri così diversi che tra Marianne e suo padre Eric c'è un abisso. Eric ha un'idea ben precisa di come vadano cresciuti i figli. Secondo lui, Marianne si comporta più come un'amica con Alex e Sam più che come un genitore. Una sera sono tutti quanti a cena insieme e organizzano una sorta di buffet in cui ciascuno si alza e va a servirsi da solo in cucina. Marianne porta da mangiare a Sam e nel suo piatto non c'è neanche una verdura. Eric va su tutte le furie, si arrabbia e inizia a urlare: dove sono le verdure in quel piatto? Vorrai scherzare? Gli fai fare quello che vuole. Marianne deve mangiare le verdure, lo deve fare per forza, solo così crescerà forte e in salute. Eric è molto insistente sull'argomento, Marianne quindi ribatte: papà, ormai Sam ha compiuto 15 anni e non deve per forza mangiare la verdura, non devi costringerlo se non ne ha voglia. Eric però insiste e continua ad urlare ed infine conclude con: questa è casa mia e si fa come dico io. Marianne alla fine neanche tocca cibo, si alza da tavola e se ne va infuriata. Col tempo le liti attorno alle verdure si fanno sempre più insistenti e accese. Ogni giorno, ad ora di cena, se a tavola non c'è una verdura oltre al mais, Eric ha sempre qualcosa da ridire, continua a lamentarsi, si arrabbia. Sembra che la sua rabbia aumenti esponenzialmente ogni volta che in tavola non vede delle verdure. O che Marianne gli dia un pretesto per far credere che non stia crescendo i figli come lui vorrebbe. Eric ripete a Marianne costantemente che non può essere loro amica, perché loro serve un genitore e disciplina. Il punto è che il modo in cui Eric si rivolge a Marianne alla ragazza non piace affatto, quindi ribatte ogni volta: ma me lo ripeto ogni santo giorno, ma quando la smetterai di trattarmi come una bambina di 4 anni? Basta, decido io come crescere i miei figli. I due si scontrano spesso, sono entrambi testardi e cocciuti. Marianne insiste nel dire ad Eric che si arrabbia per un nulla. E peraltro la donna è anche abbastanza irascibile, non riesce a tenere la bocca chiusa e quando Eric si lamenta di qualcosa è sempre lì, pronta a ribattere. Non sta in silenzio, Marianne. Così, col trascorrere dell'estate, la situazione non fa che peggiorare. Anche la situazione finanziaria della famiglia a questo punto è critica. In casa ormai abitano altre 3 persone, quindi tutte le bollette sono praticamente raddoppiate. Laura non vuole che Heather si preoccupi, quindi non le dice niente. Ma l'azienda dell'energia elettrica sollecita un pagamento. E Laura ed Eric non hanno abbastanza soldi. E quindi alla fine ci pensa Heather, paga $700 di bolletta per 2 mesi di elettricità. Eric fa un calcolo, somma tutti i costi delle bollette ed è certo che abbiano abbastanza denaro per pagarle tutte. Ma quando somma anche i soldi che guadagna e li confronta con quelli che servono per le spese, si accorge che manca del denaro, qualcuno non contribuisce abbastanza. Quindi Eric continua in modo ossessivo a ripetere questi calcoli, per poi ripetere ogni volta: non è possibile, i conti qui non tornano affatto, chi non dà soldi? Chi è che non si sta occupando di questa famiglia? Eric è sempre più sotto stress e Heather ormai non vede neanche più Marianne perché rimane perennemente chiusa in camera. Alexa dice che rimangono chiuse in casa tutto il giorno. Se vogliono andare nella stanza accanto, quindi in quella di Sam, passano attraverso il bagno in modo da non dover uscire in corridoio. Marianne cerca di evitare tutti e parla sempre di meno con sua figlia. Ogni tanto chiacchierano un pochino, ma non parlano mai davvero, tranne quando sono fuori casa. In quel periodo Heather dorme sul divano perché è più comoda. Di conseguenza è sempre nei paraggi quando i suoi genitori hanno qualche litigio o discutono degli aspetti economici o della gestione della casa in generale. Litigano almeno 4 volte alla settimana e hanno sempre delle bruttissime discussioni.
emozioni. E Laura alla fine non dice granché. Per lei è più facile stare in silenzio che controbattere. Heather è molto dispiaciuta per sua madre e sa benissimo che un uomo non dovrebbe trattare così una donna. Ma spesso se si mette in mezzo viene sgridata a sua volta. Quindi per lei è molto difficile capire quando intervenire e quando farsi da parte. Marianne rimane chiusa in camera sua, certo, ma i muri sono sottili e le porte sono aperte. Quindi riesce a sentire Eric anche perché l'uomo ha una voce molto forte e potente. È impossibile non sentirlo in tutta la casa perché usa un tono di voce molto alto. Marianne si rende conto che Eric discute con Laura molto spesso, tanto che arriva a chiedere a Heather se sia una cosa normale. Faceva così anche in passato oppure ha iniziato nell'ultimo periodo? Eric riesce a trovare dei pretesti ridicoli, pur di avere una scusa per urlarle contro. Inoltre c'è un altro argomento preciso sul quale Eric puntualmente torna sempre. Ripete ogni giorno sempre più spesso che si devono preparare alla fine del mondo. All'apocalisse. L'uomo ripete che avrebbero avuto cibo in scatola, carne e armi per proteggere l'orto. Perché Eric vuole sopravvivere all'apocalisse, alla fine del mondo? C'è però un fatto. Quando qualcuno fa visita alla famiglia, Eric di certo non si tappa la bocca, lo dice a chiunque che si sta preparando per l'apocalisse e per la fine del mondo. E puntualmente mostra a tutti tutte le armi che possiede. E sono tante. Spesso queste persone che gli fanno visita gli fanno notare che non potrebbe possedere così tante armi da fuoco o che quantomeno dovrebbe possedere un porto d'armi. Quando questi ospiti dicono queste cose ad Eric, l'uomo cerca di stare tranquillo. Poi quando se ne vanno gli ospiti, va in cucina, si beve qualche birra e poi si sfoga su sua moglie, Laura. La picchia, la maltratta, la insulta. Quest'ultima finalmente valuta l'ipotesi di chiedere il divorzio, anche perché si rende conto che le cose non sarebbero mai migliorate. Poi c'è anche Marianne che parla più volte con Laura e cerca di convincerla a divorziare. Insomma, secondo lei Laura non merita questo trattamento. È chiaro che qualcosa a questo punto stia iniziando a incrinarsi. Sembra che Eric sia al limite della sopportazione. Ogni cosa va male e l'uomo sembra sull'orlo della pazzia. Si irrita sempre per un non nulla, quindi tutti i membri della famiglia parlano poco e cercano di aiutare in casa. Inoltre tentano di essere neutrali per evitare che se la prenda con loro. Marianne sta cercando lavoro nel suo settore, ossia l'infermieristica. Ma purtroppo in quel periodo non ci sono molti posti che chiedono del personale specializzato. Ed Eric non sopporta che lei non contribuisca in nessun modo alle spese di casa. Inoltre la famiglia ben presto sarebbe diventata più numerosa, in quanto Heather avrebbe partorito più o meno 2 settimane dopo. Nonostante le tensioni in casa, la ragazza si sente felice ed emozionata. C'è un'atmosfera frenetica, in vista di cosa sarebbe successo quando avrebbe partorito, di cosa avrebbe avuto bisogno la bambina. Arriva il 19 ottobre del 2015 ed Heather e Marianne escono per passare un pomeriggio insieme. Fanno una passeggiata, vanno in un centro commerciale, fanno acquisti in un negozio di articoli sportivi e infine si fermano in un locale per prendere un tè. Parlano molto e Marianne parla ad Heather del suo nuovo fidanzato che ha conosciuto davvero da pochissimo tempo. Le due ormai hanno un rapporto stretto, si dicono praticamente tutto. Dopo aver preso il tè decidono di passare a prendere Laura e i ragazzi per andare a cena fuori visto che Eric sarebbe rientrato tardi. Si danno appuntamento al ristorante messicano, cenano, bevono, si divertono un sacco e poi tornano a casa. Heather deve consegnare un compito online entro mezzanotte, quindi deve tornare a casa per poterci lavorare almeno un paio d'ore. La ragazza guida l'auto di sua madre mentre Marianne guida la sua. Giunti a casa Laura va nell'orto per raccogliere le verdure della giornata. È un lavoro lungo in quanto deve raccogliere le barbabietole, le carote, i peperoni, i citrioli e tante altre verdure. Eric rincasa tardi, Marianne cerca di evitarlo, quindi si chiude immediatamente in camera con Alexa. Heather si sistema in soggiorno, tira fuori i libri, accende il computer ed è online, pronta a lavorare al suo compito. Per il momento sta facendo delle ricerche su internet. Marianne a questo punto scrive un messaggio a Heather in cui le chiede se per caso Laura può portarle una birra in camera. Heather però risponde a Marianne che Laura è ancora nell'orto. Eric a questo punto è tornato a casa e anche lui è seduto in soggiorno. Marianne gli passa davanti per andare in garage a recuperare una birra e lui la segue con lo sguardo. Quando la vede uscire, si alza dal divano e va anche lui verso la porta che conduce al garage. Quando raggiunge Marianne, Heather dal piano di sopra inizia a sentire una marea di urla. I due non parlano mai con calma. Eric sta dicendo cose ancora sulle verdure e poi ripete di nuovo: "Non puoi essere loro amica, devi essere un genitore per loro". Heather a questo punto deve lavorare al suo compito, quindi riesce a isolarsi in qualche modo. Sente delle grida, ma non capisce nulla di ciò che stanno dicendo. Di colpo ecco che si apre la porta d'entrata.
Laura entra in casa e si dirige in cucina per lavare le verdure che ha raccolto. Poi ecco che si apre un'altra porta. Mary Ann va verso Heather e le dice: sento che qua finisce male. Secondo me sta per succedere qualcosa. Infine si affretta a tornare in camera sua, chiudendosi la porta alle spalle. Infine si apre la porta che va al garage. Quello è Eric, ma Heather è troppo impegnata nel suo compito e quindi non ci fa caso. Pensa che l'uomo stia andando a dormire. Poi sente l'acqua in cucina che smette di scorrere. Questo vuol dire che Laura, sua madre, ha finito di lavare le verdure. Passano altri 2 minuti. E non si sente nulla, c'è un silenzio assoluto. Heather finalmente si rilassa e cerca di concludere il suo compito il prima possibile per potersi mettere a letto. Poi di colpo sente uno sparo che arriva dal piano superiore. Heather si alza, raggiunge il luogo in cui ha sentito lo sparo e vede chiaramente sua madre accasciarsi a terra, mentre dice con voce disperata: Eric, Eric, che stai facendo? Eric, smettila! Fermati! Che vuoi fare? Heather vede suo padre girare l'angolo. Stringe in mano una pistola. Sua madre a questo punto si volta, si trascina verso il muro, si gira verso Heather e le urla: scappa! Scappa via! È a questo punto che Eric spara a Laura, sua moglie, per la seconda volta. Poi gira la pistola e la punta verso Mary Ann, che nel frattempo è uscita dalla camera sua per vedere cosa stesse succedendo. Eric esplode il primo colpo, ma la manca. Colpisce la finestra. Mary Ann inizia a correre. L'uomo spara di nuovo e questa volta riesce a colpirla. Mary Ann quindi continua ad urlare e a correre verso la cucina. Eric la insegue ed Heather si mette in mezzo. Continua a ripetere a suo padre: che stai facendo? Smettila, metti giù quella pistola, basta! Mary Ann è dietro il tavolo della cucina. Heather strattona il braccio a suo padre e in questo modo l'uomo manca Mary Ann di nuovo. Il colpo successivo però purtroppo si rivelerà fatale. Eric a questo punto rimane fermo per un po'. Heather è terrorizzata, gelata, non sa cosa fare. L'uomo scavalca il corpo di Mary Ann, si dirige al piano superiore e guarda i suoi nipoti. Heather va nel panico. Forse vuole colpire anche loro? È probabile, ma non sa che fare, per di più è incinta. Si limita quindi ad avvicinarsi e sente suo padre dire: ecco che succede a non mangiare le verdure. Poi lo vede uscire di casa. Heather a questo punto si guarda attorno, cerca di capire un po' com'è la situazione e si rende conto che sia Mary Ann che Laura respirano ancora, quindi pensa che sia ancora in tempo per salvarle. Prende il telefono e chiama subito il 911 spiegando la situazione in lacrime. Eric intanto è in piedi sul vialetto di casa. Sta buttando per terra tutto ciò che è in tasca e sono delle monete e nel frattempo è al telefono. Sta avvisando un suo collega che non deve assolutamente passare a prenderlo la mattina dopo, in quanto non gli serve un passaggio. Poi gli racconta tutto. Heather intanto aspetta i soccorsi da almeno 20 minuti. Prova a fare un massaggio cardiaco a sua madre e a sua sorella. Poi vede dei fari fuori dalla finestra. Si precipita alla porta d'entrata, l'apre e l'unica cosa che sente è: mani in alto! Gli agenti atterrano e ammanettano Eric, poi fanno entrare in casa i soccorsi. Ci hanno messo 25 minuti per arrivare. Quando i poliziotti e i soccorritori raggiungono il posto, rimangono sconcertati. Laura ormai non riesce più a respirare. Mary Ann però respira ancora debolmente. Heather vede i soccorritori fare gli accertamenti di routine, controllano il battito, poi si girano e le dicono: tranquilla, guarda che va tutto bene, se la caveranno. Heather però non è stupida, non le stanno rianimando, quindi ha già capito quale sarà il triste epilogo. Entrambe vengono dichiarate senza vita sul posto. Uno dei soccorritori guarda Heather, le indica il braccio e le dice: e quella come te la sei fatta? Heather confusa si guarda e dice: ma che cosa? Poi si guarda il braccio e nota che ha un'escoriazione. Questo vuol dire che è stata sfiorata da un proiettile. I soccorritori controllano le condizioni del feto. Il proiettile gli era passato molto vicino e avrebbe potuto colpirlo se avesse avuto una traiettoria diversa, provocando chiaramente gravissimi danni. La polizia fa salire Heather in un'autopattuglia dietro casa. La ragazza fornisce più dettagli possibili, controllando i messaggi sul suo cellulare per essere più precisa riguardo i fatti avvenuti quella sera. Heather dice che quando sono tornati a casa erano circa le 20:23, perché ha ricevuto un messaggio da sua sorella che le diceva che voleva prendere una birra, in quanto si stava annoiando a morte in camera. Heather spiega che sua sorella e i suoi figli ormai passavano la maggior parte del tempo chiusi in camera da letto, visto che suo padre Eric era sempre più arrabbiato e pieno di rancore. Il poliziotto a questo punto chiede: e cos'è che lo faceva arrabbiare? Che cosa gli provocava rancore? Heather spiega che ultimamente tutto faceva arrabbiare suo padre perché voleva avere tutto quanto sotto controllo. Sam,
Il figlio maggiore di Marianne è convinto che sia colpa sua perché poveraccio non mangia le verdure. È ovvio che il non mangiare le verdure è stato un episodio come un altro. Eric sarebbe esploso comunque prima o poi. Ora la priorità di Heather è sopravvivere. Sa che i suoi nipoti devono andare a scuola, non possono assentarsi, sa che avrebbero avuto bisogno di uno psicologo. Ma soprattutto, anche lei ha bisogno di aiuto. Sa che in un modo o nell'altro avrebbe dovuto trovare il modo per pagare le bollette e per di più sta per diventare mamma. Ora però il suo futuro è davvero molto incerto. Giorni dopo l'omicidio viene celebrato il funerale di Marianne nel suo stato di nascita, ossia a New York. Heather però non può prendere l'aereo e non può neanche affrontare un viaggio in macchina, perché per lei sarebbe troppo rischioso. La data del parto oramai è alle porte e Heather non sa esattamente quando sarebbe nata sua figlia. La settimana successiva a Hot Springs ha luogo il funerale di Laura Reed. Heather non si avvicina troppo alla bara in quanto sua madre era una donatrice di organi e si rende conto con un veloce sguardo di quanto sia diversa. È pallida e magra. 3 settimane dopo aver perso le 2 donne più importanti della sua vita, Heather, il 9 novembre del 2015, ne accoglie un'altra, sua figlia, Kenzie Reed. Heather, senza sua sorella, si sente davvero persa. Fortunatamente Judy, una cara amica di sua madre, le dà una mano badando a sua figlia perché non può neanche permettersi una babysitter. Heather fa semplicemente ciò che deve fare per mantenere la sua famiglia. Ottiene anche l'affidamento dei suoi nipoti. Quindi non si ferma mai a riflettere, a pensare. Deve lavorare, deve guadagnare dei soldi, non può permettersi di fermarsi. Quasi 3 anni dopo, nel marzo del 2018, Eric Reed va a processo. Eric testimonia il processo definendo la sparatoria avvenuta a casa sua come un terribile incidente. L'uomo dice testuali parole: "Non ricordo praticamente nulla di quello che è successo. Ho visto come un lampo di luce, poi sono svenuto. Ho dei ricordi, ma sono flash. Vedo Marianne e gli schizzi di sangue sul muro, ma non so cosa stavo facendo. Ricordo Heather, mia figlia minore, che mi urlava: papà, devi smetterla, papà, metti giù la pistola. Poi mi sono guardato la mano e mi sono reso conto che stringevo una pistola. Era come se fossi immerso nella nebbia, come se stessi guardando qualcosa succedere dall'esterno. Io non avevo intenzione di uccidere nessuno. Amavo mia moglie. Abbiamo passato 26 anni insieme e abbiamo passato davvero diversi momenti difficili, così come amavo mia figlia Marianne. Ha avuto delle difficoltà durante la crescita e non è cresciuta con me, ma mi ha raccontato cose terribili che le sono successe. Io amavo quella ragazza, era mia figlia e se potessi prendere il loro posto, lo farei di corsa." Eric spiega che quella sera aveva litigato in garage con Marianne, ma quello era un litigio come un altro. Infatti Eric poi se n'era andato in camera per preparare i vestiti da indossare il giorno dopo, quando di colpo aveva sentito Marianne e Laura dire: "Siamo meglio senza di lui." Eric a questo punto aveva perso il lume della ragione. Eric aggiunge inoltre: "Non l'ho fatto consapevolmente, non lo farei a nessun essere umano, non so come o perché sia successo." Il vice procuratore Joe Graham conclude dicendo che l'imputato sicuramente aveva sparato e ucciso a 2 vittime. Le azioni parlano più forti delle parole. L'uomo sottolinea che l'imputato si era recato nella sua camera da letto, aveva recuperato la sua pistola semiautomatica calibro 40 dalla fondina del comodino, si era assicurato che fosse carica e poi si era messo a inseguire le sue vittime. Joe Graham dice: "Questa è premeditazione. Ha deciso di fare ciò che poi ha messo in pratica." Inoltre, Joe Graham sottolinea che l'imputato aveva sparato a Laura per 3 volte sempre alla schiena, esattamente come un codardo. E poi aveva sparato a Marianne mentre stava scappando e correndo per la casa per salvarsi la vita mentre lui la inseguiva. Nonostante sua figlia minore Heather gli aveva continuamente chiesto di fermarsi, Eric aveva sparato a Marianne per 6 volte. Joe Graham conclude con queste parole: "Quando Eric Reed ha lasciato il garage per prendere la pistola, aveva già intenzione di uccidere. L'unico motivo per cui Heather è ancora tra noi è perché non l'aveva fatto arrabbiare quella sera." Poi si gira verso Eric e gli dice: "Il fatto che non ricordi di aver fatto qualcosa non è una scusante. Questo modo non è utile per difenderti." L'avvocato di Eric dice alla giuria che la sparatoria è solo il risultato dello stato mentale di Eric. L'uomo dice: "Non c'è modo di aggirare la cosa. Questa è un'evidenza. Marianne e Laura Reed non ci sono più. Il problema è che non era sua intenzione causare la morte della moglie e della figlia maggiore. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché piccole azioni di routine possono causare una reazione inaspettatamente grande e improvvisa. È l'effetto cumulativo di tutte le pressioni e le tensioni che alla fine hanno fatto perdere il controllo ad Eric."
Eric Reed viene condannato per duplice omicidio aggravato. Viene condannato anche per possesso di arma da fuoco aggravato, avendo usato una pistola per commettere un reato. Alla fine viene condannato a morte per i due capi d'accusa di omicidio. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere stato di vostro interesse. Conoscevate questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto, nei commenti. Cosa ne pensate? Nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene, ma soprattutto fate ciò che vi rende felici e prendetevi cura di voi. Ciao ragazzi, ciao ragazze.